Eccomi, Ciao, ciao! Ciao Ale! Che bello! bello, siamo qui insieme. Siamo Penso sul palco. è il momento di fotografarci, guarda. Guarda, sì, l'avremmo fatto anche sul palco della cartiera, Bello. davanti a Ascolta, tutti. Donata. Tu sei la Donata Columbro, per chi non la dovesse conoscere, è la donna italiana dei dati, del data Madonna. storytelling, è la preside della Data Ninja School. E infatti, prima di farle fare il suo talk, ti chiedo, insomma, cosa state facendo in Data Ninja? Cosa stiamo facendo di tutto a causa della pandemia, appunto, nel senso che per noi il lavoro di aiutare le persone a interpretare i dati che escono tutti i giorni ai noi alle 18 è diventato fondamentale, quindi ci siamo trovati ad avere un accumulo di interesse da parte delle persone che, diciamo, finalmente, cioè non è più solo durante i grandi eventi, che di solito erano le elezioni, ma oggi veramente quello che succede ogni giorno alle 6 ci dice che cosa potremo fare il giorno dopo, se i nostri figli andranno a scuola. Quindi interpretare dati e grafici diventa per tutti fondamentale. E noi speriamo ogni giorno che ci ascolti anche qualcuno più in alto che prende queste decisioni, almeno anche solo per come comunicarli questi dati, non vogliamo influire sulle decisioni degli scienziati. Sarebbe molto bello. State anche facendo un lavoro con gli insegnanti, ho capito male io? Sì, abbiamo lanciato da pochissime settimane un nuovo progetto che si chiama Open the Box, un progetto no profit che si rivolge alle scuole superiori, quindi a educatori, educatrici e docenti che possono entrare nella piattaforma Open the Box e fare formazione gratuita sul tema della disinformazione, dei bot, delle fake news. Abbiamo aperto le selezioni e chiudono il 31 ottobre, perché cominciamo con un gruppo piccolo proprio per seguire meglio, insomma, la prima fase di testing, però vogliamo raggiungere 10.000 studenti in 3 anni, quindi c'è spazio per tutti. Bene, grazie Donata e grazie anche a Data Ninja per essere uno dei supporter del Freelance Camp. E adesso ti lascio al tuo talk dal titolo molto interessante, Come fare errori incredibili sul lavoro e uscirne viva, occupata e stipendiata. Ecco, quindi vediamo cosa ho combinato negli anni praticamente. E, in realtà, appunto, mi ha presentato bene Alessandra. Io mi occupo adesso tantissimo di dati con Data Ninja, ma mi sono preso una vacanza per questo talk perché in realtà non sono qui a raccontarvi che cosa i dati possono fare per noi. Il talk, aiuto, le slide, yuppidu. Vediamo se si muovono. Siccome è un talk sugli errori, sono tranquillissima che è tutto regolare, posso fare qualsiasi cosa e in realtà sono in tema. Vediamo se si muovono. Mi sa di no. Controllo la chat, vediamo cosa dice la regia. Devo avviare la presentazione. Sì, riproduci. Sì. Voi intanto sgranchitevi le gambe, fate uno stiracchiamento. Vediamo se mi. Ne riprovo un'altra. Riproduci presentazione. Se no, facciamo così. Navigatore, voilà, e le faccio andare avanti così, così non vi rubo altro tempo. Ho cliccato su riproduci, ho cliccato sul triangolino. Andiamo avanti così. Infatti, sono proprio in tema col mio talk. Come fare errori incredibili? Questo non è neanche un errore incredibile, quindi ormai sono abituata cioè ho fatto di peggio, appunto, e lo vedrete. La premessa è questa, è tutto vero, cioè dopo questi errori non sono mai stata cacciata, diciamo, dai luoghi in cui li ho fatti, ho un lavoro, mantengo la famiglia, ma in realtà appunto meglio in realtà che controlli di non fare errori simili nell'andare avanti.
La premessa 2, perché questo talk lo volevo fare da tantissimo tempo, se non fosse stato al freelance camp avrei preso una telecamera per filmarmi e farlo autonomamente, perché vorrei che avessimo tutte e tutti più coraggio quando si tratta di accettare lavori che magari pensiamo non siano proprio al 100% corrispondenti a quello che sappiamo fare, oppure se all'interno del nostro lavoro, da dipendenti o con i nostri clienti ci chiedono qualcosa in più che in quel momento non abbiamo imparato. Secondo me a volte c'è questo timore di poter fare degli errori, di sbagliare. In realtà, se ovviamente abbiamo interesse a imparare a fare quella determinata cosa, quindi aggiungere questa competenza, siamo anche solo, abbiamo anche curiosità nel vedere che cosa può succedere se ci buttiamo in qualcosa di nuovo, secondo me possiamo imparare ad accettare di fare degli errori strada facendo. E io vi consiglio anche di, se state seguendo questo talk su YouTube, quindi registrato, andate poi subito a recuperare quello di Silvia Gazzotti, perché è propedeutico, diciamo, al mio racconto di oggi. In realtà, lo dice, l'abbiamo citato anche prima, gli scienziati, i dati, la scienza per esempio non è infallibile, errare è umano, per perseverare è scientifico. E questo è il titolo di un libro che ha scritto Luca Pierri, che è un astrofisico, un libro per ragazzi, dove accumula praticamente tutta una serie di errori e esperimenti falliti da parte della scienza che hanno portato poi in realtà a scoperte incredibili. Se la scienza non è infallibile, diciamo, non è che possiamo pensare di esserlo noi. Questo, diciamo, teoria dell'errore, di sbagliare, probabilmente vi suonerà anche all'orecchio, perché è stata un po' anche presa dalla cultura delle startup, dagli startupper, con la classica frase fail fast, fail better, cioè vai, vai, fai errori perché così migliorerai. Non è quello che intendo al 100% io, però l'idea che effettivamente l'errore faccia parte delle prove che facciamo, dei test, io dico sempre nel digitale, diciamo, non stiamo creando delle case, per cui se sbagliamo con a fare la struttura, a mettere le fondamenta nel posto sbagliato, ok, quelli sono errori che possono anche causare vite umane. Non stiamo neanche spendendo moltissimi soldi, immaginiamo chi deve lanciare trasmissioni televisive, che costo enorme ci può essere effettivamente nel dire ma proviamo a fare qualcosa che poi va storto. In realtà abbiamo questa opportunità di tornare anche indietro. E poi riflettendo su com'è che ne sono uscita così bene da tutti i pasticci che ho combinato, sono stata cresciuta così. Mio padre è un programmatore, quando mi metteva davanti al computer in ufficio o del computer che avevamo a casa, mi lasciava libera di sperimentare e mi diceva clicca dappertutto, non si rompe niente. Ma se si cancella, se elimino, vabbè, al massimo si recupera, se non si recupera, pazienza. Quindi questo atteggiamento del ma non ti preoccupare, cioè non stiamo maneggiando una bomba, non la stiamo disinnescando, non so se devo ringraziare mio padre appunto per avermi portato a essere così tranquilla nel maneggiare anche cose che magari non del tutto mi sono riuscite alla perfezione. E a questo punto vediamo che cosa ho combinato, cioè quali sono state le... i miei errori, appunto, che nonostante questi io sono qua a raccontarvelo. Torniamo indietro di 10 anni. All'epoca lavoravo per un'organizzazione non governativa che aveva anche un mensile di news sulla cooperazione e io mi occupavo di tutto. Quindi spesso queste cose capitano quando effettivamente abbiamo tante cose sotto mano. Facevo gli articoli, facevo la giornalista, avevo aperto le pagine social, caricavo gli articoli dentro Joomla, che se l'avete mai sperimentato, insomma, non è proprio così facile da gestire come piattaforma, caricavo le foto, un po' sapevo anche di codice, quindi smanettavo. A un certo punto, non ricordo per quale motivo, pasticcio con l'FTP, quindi proprio nel back-end del sito, e lo cancello totalmente. Il sito sparisce. Una notte non c'è più. Io me la prendo tempo, diciamo, dicendo no, è che stiamo riavviando stiamo riavviando col backup, non ti preoccupare, tornerà come nuovo.
Devo dire che quella notte, visto che un po' ho dato il merito, colpa a mio padre, è stato grazie a mio padre che abbiamo smanettato insieme per ripristinarlo con un vecchio backup, e io poi a manina mi sono messa a inserire tutti gli articoli delle ultime 3 settimane. Che cosa è successo a lavoro dopo questo? Ho cancellato un sito di news, così ve lo ricordo. Cosa è successo a lavoro dopo questo mio exploit? Niente, mi hanno ringraziato perché effettivamente avevo risolto quel piccolo problema che c'era stato, il sito effettivamente aveva anche delle migliorie. Quindi me la sono cavata egregiamente, diciamo, senza fare effettivamente anche grossi danni. Ma passiamo al 2013, siamo in Piazza San Pietro. In realtà io non sono in Piazza San Pietro, sono davanti a un computer di una redazione di un giornale internazionale, un giornale italiano che si ispira insomma alla cronaca internazionale, e devo fare la diretta in quel periodo. Proprio in quei giorni il giornale aveva cominciato a fare le live su Twitter delle breaking news, quindi era molto importante, facevamo i turni in redazione, bisognava annunciare, comunque controllare se avessero o meno deciso il conclave che il Papa era stato eletto o no. Quindi eravamo in due col momento in redazione a guardare sto camino e il famoso gabbiano sul camino, se avete seguito, era stato anche fatto un account Twitter di quel gabbiano, guardiamo questa fumata, prima fumata nera, seconda fumata, non ricordo se è stata forse anche la seconda nera, terza fumata bianca, io preparo il mio tweet e scrivo fumata nera, account da 100.000 follower, verificato di news, e io do la notizia sbagliata in quel momento con tutti che guardano. In realtà cosa succede? Mi rendo conto di aver sbagliato, cancello il tweet e scrivo fumata bianca con il... con CTV, insomma con la fonte, quindi alla fine è andato benissimo e addirittura ci dicono guardate, grazie, bravissimi, il primo tweet bianco è stato vostro. Quindi il fatto di cliccare dappertutto qua mi ha aiutato, perché ho cliccato talmente veloce che ho fatto un errore ma poi l'ho risolto immediatamente twittando la cosa giusta. Io qua tra l'altro ero appena, diciamo, ero arrivata da pochi mesi nella redazione, mi giocavo un po' anche il restare, nessuno se n'è accorto, non so se qualcuno mi sta guardando oggi di quella redazione, ho fatto questa cosa, effettivamente è successo. Facciamo un salto nel 2017, siamo, diciamo, il terzo dei miei errori, questo secondo me piacerà moltissimo ad Alessandra. In quel periodo lavoravo per una grossa piattaforma di petizioni internazionali. Questa piattaforma di petizioni, io gestivo una lista da 7 milioni di utenti. Capite che una lista di questo tipo vuol dire che devi maneggiarla con cura, come se fosse il lievito madre, no? Devi dargli da mangiare un pochino, poi non puoi mandare la stessa email a tutti, devi sapere esattamente che cosa piace a chi. Cosa succede? Un giorno il mio capo mi dice: guarda Donata, dentro questa lista ci sono 3 milioni di utenti sunsetted, tramontati, così vengono chiamati, cioè non sono utenti attivi, sono utenti che sono lì, non hanno più cliccato, non guardano le mail, sono, diciamo, inattivi, sunsetted, ho messo il sunset per ricordarcelo. Ma mandiamo, abbiamo questa bellissima campagna nazionale, secondo me, va bene per tutti, mandala. Ah, sì, mandiamo questa email. Mando l'email ai Sunsetted. Nella notte la chat da San Francisco degli alert mail si anima. Il giorno dopo una certa Alice mi dice: Donata, ma mica hai fatto un grosso invio ieri sera? Sì, Alice, guarda, ho mandato 3 milioni di mail ai Sunsetted. Come 3 milioni di mail ai Sunset? Sì, perché insomma abbiamo deciso di farlo per risvegliarla, ma ora ci stanno tutti flaggando come spam su Gmail. Ah, ma non si poteva fare? No, bisogna fare piccoli invii per volta, 100.000, 50.000, per poi arrivare a coprire tutti i 3 milioni. Ok, qui l'avevo fatta particolarmente grossa, perché come Alessandra insegna ai suoi corsi, la deliverability di un indirizzo email, di un dominio, è qualcosa di, cioè se viene toccato è veramente, diciamo, è qualcosa di grosso. Quindi non è un problema di quei 3 milioni di indirizzi, ma il fatto che su quello che succede su poi tutti gli altri a cui vengono mandate le mail, diciamo, può essere molto rischioso. In realtà
sono stata anche qui molto fortunata, diciamo che qua ero anche coperta dal capo, era stato lui a mandarmi avanti. Non è successo niente di grave, perché effettivamente abbiamo avuto molti meno flag del previsto e noi abbiamo anche recuperato 300.000 utenti. Quindi diciamo che tutto bene, quel che finisce bene. E poi, se questi miei errori non vi bastano, consoliamoci, e mi consolo anche io, perché, come vi dicevo prima, non stiamo costruendo case o comunque non maneggiamo cose sensibili come quelle che adesso vi sto per far vedere, perché effettivamente, se pensiamo che i nostri errori possano essere incredibili, diciamo che possiamo un po' tranquillizzarsi a vedere che cosa c'è in giro. Io non sono finita sul giornale, forse oggi, dopo che ne ho parlato in pubblico, ma ecco, ci sono errori che effettivamente fanno impallidire i miei, quindi aspettiamo che qualcuno dal Regno Unito, dalla regione Piemonte, arrivi a fare uno speech al prossimo Freelance Camp o dalla TS di Milano, come le mie ultime slide. Per cui, ecco, ci tenevo a raccontarvi questa mia avventura e a spingervi a fare esperimenti, fare errori, perché quello che ho imparato in questi anni, in 10 anni di esperienza, in cui, devo dire la verità, ho avuto anche capi e persone che mi hanno sempre mandato avanti a sperimentare, mi hanno trovato poi il coraggio di prendere la strada sia della... insomma, del freelance, dell'indipendenza, e poi anche quella dell'imprenditoria. Il termine errore deriva dal latino error oris, vagare qua e là, che a me sembra un augurio bellissimo che possiamo farci, con uno sguardo non perso, ma forse curioso rispetto a quello che possiamo trovare nel nostro cammino. Grazie a tutti e ci vediamo su altri canali. Ale, non sentiamo. Grazie Donata. A proposito di errori, ci trovo quindi mai più appropriata una frase di Gianni Rodari, di cui oggi ricorre il centenario della nascita: sbagliando si inventa. Esatto, direi che è la cosa perfetta, senza errori stavolta, al tuo talk. Grazie. Ti ringrazio, grazie di nuovo a Data Ninja per aver supportato il Freelance Camp Roma.